Benvenuti a una nuova puntata di Palla Ovale, trasmissione di TV6 dedicata al rugby abruzzese e non solo. E proprio perché non solo, oggi siamo allo Stadio Olimpico di Roma, dove tra poco si affronteranno Italia e Nuova Zelanda per un test match. Anche lo staff arbitrale parla aquilano, il quinto uomo è Claudio Passacantando. In nazionale invece la nazionale è orfana di qualche giocatore proveniente dall'Abruzzo. Ci apprestiamo a vedere una partita molto attesa, soprattutto da tifosi. Lo stadio infatti è tutto esaurito. Al simbolo del nostro movimento rugbistico, agli atleti, ai giovani atleti del rugby italiano. L'emozione di giocare qui a Roma contro gli All Blacks, qual è? Non è mai banale, perché logicamente capita veramente pochi, anche chi ha carriere internazionale di centinaia di caps può non aver giocato contro gli All Blacks. È una sensazione tutta a sé stante, no? Anche persone che avevano veramente giocato e che hanno assaporato a livello internazionale e oggi a pranzo avevano fatica a mangiare, ieri sera fatica a dormire, insomma. È una partita che ti crea un po' d'apprensione. Diciamo che poi una volta che hai superato la collina, di fatto potresti giocare con qualsiasi altra squadra e ormai, diciamo, il peggio è comunque andato. No, però è un'emozione bellissima, oggettivamente indescrivibile. Ecco, però erano gli All Blacks, non erano chiunque. Tu come ti sei trovato con questi avversari? Hanno logicamente una confidenza che io non ho visto mai in nessun'altra squadra, perché loro fanno comunque delle cose che non sono pertinenti, diciamo, uno schema, diciamo, logico del gioco. Uno vede fare dei calci dentro i propri 22 per l'ala, loro lo fanno dentro i loro 22. Hanno delle confidenze e delle individualità diverse che gli permettono veramente di fare tutto e di approcciare in maniera veramente aperta il gioco, quindi la squadra è veramente fortissima, logicamente sono i migliori al mondo, insomma, stanno costruendo da tanto e si vede. Senti, come pensi che si può colmare in parte il gap con queste superpotenze del rugby?
Noi abbiamo iniziato un percorso con Conor che ci vede comunque partire dalle basi, quindi logicamente per questa partita che, cioè, logicamente partivamo per cercare di dare tutto, ma sappiamo che potevamo non vincere. Di ripartire da quelle che sono un po' i fondamentali, anche il nostro mindset che comunque spesso, diciamo, è dato un po' per sconfitto, diciamo, perché magari sai già che parti come il lato perdente della situazione e quindi puoi magari farti soggiogare da questo in campo. Invece lui sta cercando di costruire un percorso dove ha chiesto appunto un work rate dal primo all'ottantesimo minuto, di non fare errori nella nostra metà campo, di uscire molto dalle nostre zone, cosa che abbiamo fatto, poi logicamente loro hanno segnato oltre pure, però insomma sono pure gli All Blacks. Quindi stiamo cercando di costruire un percorso per cui, ecco, cerchiamo di limitare gli errori dentro la nostra metà campo, di cercare di giocare un gioco tattico che magari porti l'avversario lì a farci ricalciare la palla, a giocare noi il possesso, a giocarlo in modo tattico differente per cercare di conservare le energie, di usarle meglio. Spesso è anche questo, perché uno magari vede magari un placcaggio sbagliato che invece magari è frutto di una palla non uscita da un calcio di munizione, cose che magari da noi si sono viste, o cose, capito, errori che magari si possono evitare già a monte. Quindi speriamo comunque in questo percorso di... cioè, visto che ci stiamo trovando con lo staff, di colmarlo in questo modo, di partire magari dalle basi ora come stiamo facendo per cercare comunque di limare quelli che sono i nostri difetti. Infatti, al di là del risultato e dell'avversario, è sembrato che voi abbiate fatto un gioco parecchio aggressivo, soprattutto in difesa, no? Cioè, cercavate di portarli all'errore e poi effettivamente ci è arrivata la meta. Perché sapevamo che loro comunque giocano tutto, giocano qualsiasi cosa, quindi abbiamo deciso di fare un game plan che prevedeva comunque di non giocare dentro la nostra metà campo, perché loro sono fortissimi, ormai quasi tutte le squadre, insomma la maggior parte delle meta viene là nelle fasi di recupero, di turnover. Quindi abbiamo deciso di giocare tatticamente nella loro metà campo, di cercare di metterli in aggressività, di contestare, diciamo, non i calci ma il placcaggio subito per andare a mettere un po' di baruffa, per cercare di prendere palloni. Effettivamente poi, come ben detto, la meta viene da lì. Quindi insomma nelle nostre consegne ci siamo stati, cioè, logicamente sono pure gli All Blacks, quindi è comunque complicato giocare con una squadra che può fare tutto, insomma, con questi ritmi, a questi livelli. Anche il Sudafrica può fare tutto a questi ritmi, a questi livelli? Non credo, è una squadra un po' più quadrata che comunque si fida molto della loro fisicità, quindi è una squadra molto più diretta, che non mette i dubbi che ti mette la Nuova Zelanda e che ora tra l'altro sta anche un po' in crisi per le quote, insomma, tutte storie, insomma, magari non accessori, diciamo, al campo vero e proprio, alla parte tecnica del campo, che però insomma non li sta vedendo ad essere una potenza come erano una volta, diciamo. Logicamente non che con questo noi partiamo avvantaggiati con Sudafrica, però diciamo è un lato un po' più debole da affrontare, diciamo, non la Nuova Zelanda sicuramente. Paris ha detto che il piano di gioco è stato attuato, ma qualcosa non è andato. Cosa? Ma comunque è la squadra più forte al mondo e diciamo che anch'io mi aspettavo un po' meglio da parte nostra, purtroppo magari in difesa, in alcuni placcaggi non siamo stati troppo efficaci e nel piano di gioco alla fine l'abbiamo seguito e in attacco forse dovevamo riuscire a concretizzare un po' di più, ma niente. Te l'aspettavi tutti questi errori da parte degli All Blacks? Hanno fatto molte sbavature. Sì, hanno sbagliato anche loro. È che comunque hanno riciclato tanto il pallone. No, non me l'aspettavo, però comunque hanno fatto 68 punti, quindi direi che sono stati comunque fortissimi. Nel senso. Beh, sicuramente superiori, però sì. Parliamo un po' per esempio delle touche dell'Italia, delle mischie a emissione dell'Italia. Ci sono stati diversi errori. Sì. Beh, abbiamo lavorato bene sia in touche che in mischia e mi auguro che gli errori che hanno fatto siano stati anche per, insomma, la nostra attitudine e per la nostra difesa. Infatti abbiamo rubato un paio di touche. Settimana prossima un'altra partita con una squadra dell'emisfero australe. Che cosa vi aspettate? Ma vorremmo magari ripetere una buona prestazione. Questa, vabbè, è andata così perché comunque stiamo parlando degli All Blacks e ci auguriamo, insomma, di fare una prestazione migliore, anche perché noi come squadra vorremmo nei prossimi anni incrementare sempre di più e migliorare sempre di più il nostro gioco. Luke McLean, cosa è andato male nel piano di gioco dell'Italia? Niente, guarda, noi avevamo il nostro piano di gioco, devo dire, cioè loro sono una squadra così, piccoli errori individuali magari, comunque riescono sempre a prendere vantaggio, quindi
sono stati bravi a sfruttare i nostri errori individuali, cioè appena c'era una palla persa vanno in contrattacco e non sbagliano. Quali sono i valori aggiunti sui quali state lavorando con il nuovo staff tecnico? Guarda, è un processo, cioè, nessuno di noi ci crede che in una settimana possiamo cambiare proprio il gioco. Sappiamo che è un percorso lungo, che dobbiamo lavorare, adesso da questa partita penso che possiamo prendere anche parecchi positivi, il modo di lavorare e la voglia di lavorare in campo penso sia stata una delle cose più positive che possiamo prendere da questa partita, sapendo che loro sono la squadra migliore del mondo, perciò ovviamente loro sono a un altro momento del loro percorso, loro sono già arrivati, noi abbiamo una lunga strada da fare. Settimana prossima affrontate una squadra, il Sudafrica, che è uscita sconfitta oggi con l'Inghilterra. Che partita vi aspettate? Guarda, la Sudafrica è una grandissima squadra e magari stanno passando un momento un po' più difficile, ma comunque sono la quarta migliore squadra del mondo, se non sbaglio, sul ranking. Sono una squadra molto fisica che prova fisicamente a dominarti, perciò dobbiamo aspettare proprio una battaglia sia davanti. Adesso magari hanno un gioco un po' più aperto, ma comunque aspettiamo proprio battaglia fisicamente uno contro uno. Il Sudafrica che viene battuto all'Inghilterra, l'Irlanda che vince con la Nuova Zelanda, è una questione di periodo dell'anno oppure le squadre del Sei Nazioni magari stanno riuscendo a esprimere un rugby migliore di quello che si è visto soprattutto nell'ultimo mondiale? Io penso che comunque l'Irlanda e l'Inghilterra sono squadre molto molto forti, adesso l'Inghilterra se non sbaglio è secondo nel ranking, se non sbaglio. Comunque viene da una selezione in cui ha giocato molto molto bene, ha vinto Grand Slam se non sbaglio, perciò sono un momento di forma anche loro, in casa comunque è un'altra bestia, cioè veramente l'Inghilterra. L'Irlanda ha fatto l'impresa proprio che mi sa che nessuno se l'aspettava, adesso sarà bello vedere la partita settimana prossima che entrambe le squadre vanno a affrontarsi di nuovo. Guarda, io penso che non c'è tantissima differenza tra l'emisfero sud e il nord, si sta sempre accorciando, adesso cioè, vedendo le squadre del sud che vengono qua a novembre, comunque le partite sono sempre più strette, sempre un po' più vicine, perciò è una bella cosa non solo per le squadre dell'emisfero nord, ma proprio per il rugby in generale. Cosa è andato bene, cosa è andato male nelle touche e nelle mischie dell'Italia oggi? Ma allora, partiamo dalle mischie. Sicuramente gli All Blacks, che magari in passato non erano magari più forti al mondo, comunque non davano troppo spazio alla mischia, devo dire che sono cresciuti molto, lavorano molto bene come unità, come otto, poi sono anche abbastanza scaltri a... magari non ci siamo adattati non sempre bene a entrare e spingere, anche se non potevano, però sono stati bravi a farlo. Quindi un po' in alcune mischie magari ci sono state un po' di difficoltà, dopo bene o male i nostri palloni abbiamo presi loro, li hanno giocati, non ci sono stati, c'è stata la volontà da parte di entrambi di giocare, ecco, però è stata una bella guerra perché comunque hanno cercato di metterci pressione dove lì che sapevano che magari poteva essere il nostro punto forte, quindi sicuramente è stato un bel test per tutti. Touche, sono stati bravi un po' a sporcarci soprattutto nella zona in fondo perché sicuramente hanno fatto delle scelte anche loro e hanno deciso di marcare di più certe zone. Le dobbiamo, adesso non so bene le statistiche, bisogna un attimino rivedere, avevamo un piano insomma, per bloccare il loro mole, il gioco, di avere un giocatore in più fuori, tutto quanto. Sono stati comunque rispetto magari all'ultima partita hanno cambiato i giocatori, ha messo un po' più di qualità anche nella rimessa laterale perché comunque c'erano dei giocatori abituati a saltare, molto abili, poi dopo il secondo tempo è rientrato anche Retalli, insomma hanno ripreso consistenza diciamo dove magari la settimana scorsa erano stati messi in difficoltà. Senti, interessante lo schema a 5, una sorta di furba con la palla sul tallonatore, però non vi è riuscita. Sì, peccato, era una giocata, diciamo era riuscita, abbiamo preso l'intervallo dopo sul passaggio, esatto, c'è caduta. Peccato, comunque è stata una giocata che avevamo preparato ed era riuscita. Ecco. Da qui alla partita con il Tonga, su che fondamentali pensate di migliorare di più?
Ma sicuramente per quel che riguarda noi avanti dobbiamo continuare a lavorare le touche, le mische, perché sappiamo innanzitutto prima di Tonga ci sarà il Sudafrica e diciamo, l'aspetto fisico sarà la battaglia, l'aspetto fisico sarà determinante, imposteranno penso la partita sullo scontro come hanno sempre fatto, quindi sull'avanzare dritti, magari non giocheranno molto alla mano come gli All Blacks, non cercheranno tutti quegli offload ma cercheranno di imporsi fisicamente, quindi c'è da lavorare ancora tu Smischia e soprattutto sull'uno contro uno. A proposito, Ghirardini come sta? Ma adesso abbiamo più di un giocatore acciaccato, dovranno un attimino vedere l'entità degli infortuni, però ecco sicuramente il fatto che sia uscito dopo 5-10 minuti non è un bel segnale, però bisogna poi vedere con gli esami strumentali e tutto, insomma il staff medico adesso avrà da fare perché ci sono un po' di situazioni da verificare. Non so, ti sembra sempre che sia un mezzo sogno così, però cioè, è bello, davvero bello, stupendo. Cosa hai pensato in quel momento? Nel momento in cui hai avuto la palla hai visto che non c'era roba nera che ti girava il turno? No, ho visto solo, credo, Sopoaga che mi stava rincorrendo, ma e lì ho pensato che mi prendesse, poi sono andato... Lui si è truffato, però non è riuscito a prendere. Non è riuscito e quindi dopo... Poi non pensi niente, davvero, non... E l'undicesimo. Non hai sentito il boato della folla? Sì, tantissimo, sì. Il boato per tutta la durata l'ho sentito. Ma come sta? Gori prende e fa l'intercetto. Sì, fa l'intercetto. 3 metri viene placcato. Poi sei centro, no? Sì, sono giocato centro e... È il primo centro, sì. E l'hai seguito subito? Hai capito subito che potrebbe essere un'azione? Sì, poi Ugo è molto mobile, capisce bene le situazioni, per cui sapevo che me l'avrebbe data, insomma. E dopo su quelle palle ti ci fiondi più prima che puoi, insomma. Ritieni sia il momento più alto della tua carriera? Beh, sicuramente è un momento alto, però sicuramente non è un punto di arrivo, non lo è mai. Se pensassi di essere arrivato, tornerei a casa domani, insomma. La meta, diciamo, però puoi dire che... La meta sì, diciamo emozione stupenda. Pure in una sconfitta così fare meta agli All Blacks ti resta per tutta la vita. Sì, questo sì, assolutamente. È un'emozione fortissima, davvero. Tu hai fatto una partita nel tour in America, no? Sì. Chi hai giocato, ricordi? Col Canada, ho esordito col Canada. Partesti titolare o centrale? Titolare, 12. Super spot per noi, poi sarà Italian Press.